17:22, arrivo a tombolo per quello che forse sarà l'ultimo appuntamento della stagione. Speriamo di no, dai. Così inizia. E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti all'esterno del Belbote Arena Teatro, che vedrà in scena questa prima semifinale di Coppa Italia del Veneto della Final Four. Oggi affronterete il Montello, squadra che ha un record in Italia in tutto il campionato di Serie D, è l'unica formazione ad aver vinto tutte le partite, 24 i successi consecutivi in campionato, meglio le vittorie, 29 quelle complessive in tutta la stagione, 164 i gol fatti, 46 quelli incassati, primo miglior attacco e prima miglior difesa del suo girone. Dalla parte opposta invece c'è un Rovigo che è riuscito a ottenere il titolo del campionato solo all'ultimo turno, imponendosi per 5-1 sul campo del Petra, e quest'oggi sicuramente vorrà fare bene, ricordiamolo, tra l'altro primo miglior attacco anche per voi con 116 reti realizzate, seconda miglior difesa del campionato con 42 gol incassati. Vi fa un po' paura la squadra più temibile dell'Italia, perché non hanno mai perso, hanno solo vinto. Non ho mai avuto paura, non penso che l'avrò anche oggi. Sicuramente ci motiva il fatto di dover giocare contro una squadra molto forte, anzi meglio così, anche perché non dobbiamo avere la pancia piena ovviamente dalla vittoria del campionato, ma dobbiamo essere motivatissimi e dobbiamo cercare di vincere anche la Final Four. Qualora perdeste oggi, dareste comunque al Montello la 30ª vittoria consecutiva, veramente un record assurdo. Potrete essere voi la formazione a impedire questo alla squadra di Treviso. Pensi che ce la possiate fare? Sicuramente sarebbe una bella soddisfazione rompere questo loro record e non so, noi daremo il massimo, siamo motivati appunto anche sul gruppo, ho visto tutti molto motivati, per noi ce la possiamo fare. Situazione capocannonieri per il Rovigo, in testa c'è il signore alla mia sinistra assieme a Raffaele Garofalo, 29 gol totali per te in questa stagione, 23 in campionato. Dalla parte opposta invece troviamo Leandro Alfonso, 30 le reti per lui in questo campionato, 36 in stagione, uno dei giocatori più pericolosi insieme a Enrico Callegaro, lui ha un gol in meno, ma sicuramente fanno paura in tandem i due, hanno 70 gol all'attivo, praticamente la metà del Montello, e quindi oggi sarà anche una sfida tra capocannonieri. Ti manca un gol per arrivare ai 30? Sì, sicuramente i 30 gol sarebbero un bel obiettivo che mi ero posto anche all'inizio della stagione, e quindi dai, mi farebbe piacere farlo anche oggi magari con un gol decisivo. E allora adesso andiamo dentro con la prima rubrica di giornata, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a Fabio Di Mauro, che al prossimo video risponderà. Partiamo col primo quesito di giornata da parte di Matteo Tutino 9509, che ti dice: Fabio, sei rimasto in contatto con qualcuno dell'Etrusca? Ogni tanto li incontro, mi fa sempre piacere ovviamente rivedere. Però sì, non contatto strettissimo, ogni tanto una chiacchierata. Riccardo Pinel 3771 invece ti dice: ho visto che le dimensioni del campo di gioco cambiano molto, vorrei sapere se ci fossero delle misure precise, se ti trovi meglio in un campo grande o in un campo piccolo. Allora sì, generalmente la misura del campo è un 40x20, però sì, effettivamente variano molto da campo a campo, e sì, ovviamente ci sono delle misure minime e massime. Direi che forse mi trovo meglio nel campo più grande, più che altro perché ho più spazio per uno contro uno, poi magari in Serie D non è una cosa da tutti essere anche in forma scattanti, quindi è comunque un vantaggio che ho rispetto agli altri, quindi mi trovo meglio forse in un campo più grande. Però anche in un campo più piccolo, magari ho più opportunità di prendere palla più volte, mettere in mostra un po' di più le qualità tecniche. E ora andiamo dentro con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza, infatti deciderete voi le esultanze che farà l'uomo alla mia sinistra. E allora vediamo quali sono le proposte arrivate per questa giornata. Pampa 1314 ti dice: pantaloncino in testa alla Vucinic. L'hai esagerato questo. È stato il top comment. Sì, vabbè, ho capito, però c'è un limite. Non posso scegliere sempre il top comment, penso che questa volta sarà il caso. Cioè, dai. Kek 3579 invece ti dice: vai dalla panchina e luci dalle scarpe a Francesco inginocchiandoti. Anche questo mi sembra un po' esagerato, poi a Francesco non lo farei, dai, qualcun altro che se lo merita forse sì. Insomma, le prime due proposte bocciate, andiamo a vedere la terza da parte di Alessandro Rossi 8332 che ti dice: l'esultanza di Tevez, il pollo. Oddio. Coco cocodè. Cioè, cos'è che fa il gesto del, sì, pollo? E questa potrebbe anche essere una dedica al pollo dei Pegasus, quindi ci potrebbe stare. Un pochino imbarazzante, però poi vediamo la quarta, spero che sia qualcosa di migliore. Ultima proposta di giornata da parte di Limone Felice, che è stato uno dei commenti con più like, tra l'altro. Ragazzi di FDM, ricordatevi la mia proposta del video precedente che ha raggiunto una valangata di like. PS, siete grandi. Madonna, so proprio quale decidere oggi. Puoi scegliere un po' meglio. E allora noi adesso andiamo a ricapitolare tutte le esultanze che ti sono arrivate quest'oggi al fine di identificare quella che sarà la tua oggi qualora segnassi. Opzione A: l'esultanza di Vucinic, il pantaloncino in testa. Opzione B: vai dalla tua panchina e luci dalle scarpe a Francesco Di Mauro. Opzione C: l'esultanza di Tevez, il pollo. L'opzione D: limone felice uguale mio incubo. Escludo il pantaloncino in testa perché non voglio togliermi i pantaloncini, mettermi in testa, no? La seconda che escludo, quella di Fre, perché non posso andare a lucidare a lui le scarpe. Non se lo merita. Per niente, quindi no, esclusa. E allora resta l'opzione C e l'opzione D: l'esultanza di Tevez, il polo. L'opzione D: limone felice uguale mio incubo. Qualora le volessi fare entrambi, ti ricordo che ne devi scegliere una. No, grazie. Dai, visto che non l'ho fatta la volta scorsa, proverò a rifare quella di limone felice. Limone felice uguale mio incubo più grande. Sì, e se non segnerò vuol dire che porta lui sfortuna, non la sceglierò mai più l'anno prossimo. Benvenuti a tutti.
tutti al Belbote Arena per seguire assieme questa semifinale di Final Four Serie D. Rovigo Calcio 5 vs Futsal Montello, una partita difficilissima contro la squadra dei record. Ma Fabio e compagni volano sulle ali dell'entusiasmo che gli ha concesso l'ultimo turno. Infatti, grazie ai 3 punti ottenuti sul campo del Petrarca, i ragazzi, allenati da Mister Gonzato, hanno ottenuto questo storico titolo, il primo nella storia dei Merengues, con conseguente passaggio in Serie C2. Ma se si parla di opere grandiose, sicuramente non si può non parlare del percorso che ha fatto il Montello questa stagione. Tutte vittorie, 29 di fila, pensate un po', un record che appartiene praticamente solo alla squadra allenata da Mister Loris Baldasso, quest'oggi a caccia del suo 30° successo in stagione. E adesso andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo per il loro Rovigo. C'è Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Scerude come pivot, Garofalo. Dalla parte opposta invece per il Montello c'è Zoppas in porta, difeso da Fornasier, laterale destro Callegaro, il vice capocannoniere di questa squadra, a sinistra Coppe il capitano, e come pivot Bile con la 11. È tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara a sancire l'inizio di questa semifinale Final Four. La concentrazione dei giocatori e si parte con lo scarico all'indietro dell'11 per il set. Rimessa in gioco per Cher, che va dal Poccio. Classici giochi con la suola. Dunque FDM restituisce al 14, che va in profondità per il 9. L'anticipo di Zoppas prima dell'ipotetico intervento del 9, che ora gioca per il 14, che calcia! Fornasier in collaborazione con Callegaro allontanano i pericoli che si stanno facendo imponenti verso la porta del 18. Ancora Fabio Di Mauro slalomeggia, la gioca al centro per Garofalo, ma il direttore di gara dice che la palla è uscita. Andiamo a rivedere meglio quindi quello che è successo. Non si è visto bene dalla nostra prima inquadratura, difficile stabilirlo anche da questa. In ogni caso, se la palla è uscita veramente di pochissimo. Il direttore di gara ineccepibile non ha comunque convalidato quello che sarebbe potuto essere il 30° gol della stagione di Raffaele Garofalo. Ma adesso seguiamo Bile, che battaglia con Cher, che gli sradica il pallone dai piedi. Attenzione, avanza FDM, che manovra l'azione offensiva, allarga il gioco a sinistra per Sherwood, che calcia e si lamenta qui il 9, che avrebbe rivoluto la palla di ritorno. Era tutto solo al centro Fabio Di Mauro. Rivediamo il nostro replay. Il 9 per il 7 e si sgancia benissimo il classe 2002, che però non viene servito da CR7 e Sherwood, che si è voluto mettere in proprio e ha adoperato forse anche il piede meno valido per optare per questa soluzione. Intanto Fabio Di Mauro, contenuto da tre avversari, se ne esce bene, poi deve ripartire, lo fa con l'assistenza di Morello e conseguentemente Sherwood. Ancora il set verticale per Garofalo, l'1-2 che non si chiude, complice anche il ripiego di Callegaro, poi Coppe, il guizzo su Sherwood, lo fa fuori secco, cerca adesso di avanzare e far fuori anche Fabio Di Mauro, ma il 9 non ci casca. Sarà dunque calcio d'angolo per il Montello, col 19 che va a pescare dalle retrovie Fornasier, il suo destro che lascia impietrito Pasello, ma la palla si perde a lato. Ancora Sherwood, che riceve da Morello, cerca e trova una soluzione in verticale che porta il nome di Garofalo, col tacco per FDM che torna dal 10, che si divora la palla del potenziale 1-0. Azione monster però da parte dei Blancos, che sono riusciti a fare un 1-2 veramente interessantissimo, col 10 che vede Fabio sovrapporsi, lo va a servire col tacco. Il 9 torna da Raffa, che non inquadra lo specchio della porta, però avvio più che positivo per Fabio e compagni, considerato soprattutto l'avversario che non ha mai perso una squadra caterpillar nel proprio girone. Ma adesso seguiamo sempre Coppe, che va al sinistro, Pasello respinge, Di Mauro fa ripartire Garofalo. Adesso si può distendere il loro Vigo con Sherwood a sinistra, tutti gli spazi sono chiusi, cambia lato allora il 7, che va da Fabio, che calcia, la respinta del 2, poi Sherwood, Fornasier, rimessa in gioco per il loro Vigo, che adesso sta insistendo. Ancora una volta il 2000 con la 7, che va da Fabio, il numero su Fornasier col tunnel, poi gioca al centro per Garofalo, tocca anche Rebrub, forse sarà calcio d'angolo, anzi no, per il direttore di gara semplice fallo laterale. Ma rivediamo quello che è accaduto con Cher, che va da FDM, un tunnel spaziale ai danni dell'ultimo del Montello, la sfera giocata al centro, Raffaele Garofalo non ci arriva, solamente per una questione di millimetri. Ma è Rovigo che ci sta credendo, è un Fabio Di Mauro in grande spolvero in questi primi 8. Ma adesso seguiamo Marzaro, giocatore classe 70, pensate un po', alla bellezza di 54 anni, però a servirlo Coppe, ancora il 17 di testa, la palla di pochissimo lato,
riparte Garofalo che va da FDM, che cerca di far passare questo pallone nella sfera, giunge a Scher, calcia, para in due tempi, non bellissimo a livello estetico ma efficace in questo caso Zoppas. Attenzione a Fabio che ha spazio, se lo prende il 9 che poi calcia Zoppas, rischia quasi l'autorete con una parata ancora una volta non bellissima ma sicuramente fondamentale ai fini del risultato. Vediamo lo sprint di FDM, non l'ha contenuto neanche Rebrube, poi con la parte esterna della mano sinistra il 18 disinnesca così il 9, si resta sullo 0-0 quindi quando Coppe cerca la verticale, riconquista Sherrod. Fabio Di Mauro respira e fa respirare anche i suoi allargando a sinistra per Ezequiel Morello che cerca sul secondo Garofalo. La palla non passa ma Fabio Di Mauro se la riprende, dunque il Pocio, Rebrub allontana, attenzione perché ora siamo in un 2-1 con Coppe che va da Leandrinho, appena entrato Pasello in fallo laterale con sicurezza l'uno del Rovigo che è una vera e propria certezza di questa squadra. Seguiamo ora Callegaro che prova ad accentrarsi, respinge Morello, poi se la riprende Garofalo su Leandrinho, riparte ancora il 10 che cerca Sherrod, vince il rimpallo poi Raffa che va al sinistro, era rimasto fermo Zoppas, la palla però si perde di poco a lato. Bile sulla sua verticale si propone Rebrub, l'11 però decide di fare tutto da solo e non è mica una cattiva idea perché si porta a casa un calcio di punizione interessante affidato al vice capocannoniere del Montello Callegaro che è pronto a partire e la mette proprio lì sul palo di Mirko Pasello, sblocca il risultato il 14 al minuto numero 13 con il suo 35esimo gol in stagione. Lo dicevamo anche nel prepartita, attenzione a Enrico Callegaro e a Leandro Alfonso alias Leandrinho, due dei giocatori più pericolosi tra le file dei neroverdi e hanno già colpito il Rovigo. Intanto c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro Danny Fabio al suo posto. Quando è passato ormai un quarto d'ora di gioco prova adesso ad avanzare Leandrinho che larga il gioco a destra per Coppe che torna dal 10, Danny Fabio scivolata, diventa un assist per Bekteshi, Edison Bekteshi raddoppia per i suoi grazie al suo 7° centro in questa stagione. Davvero un gol sfortunatissimo ai danni della squadra di Mister Gonzato. Rivediamo quello che è accaduto, la palla messa al centro dal capitano, poi Danny Fabio interviene anche bene in un primo momento, non in un secondo dove si tocca la palla sfortunatamente col ginocchio sinistro, diventa un assist per il giocatore appostato direzione secondo palo, Bekteshi che insacca così Morello intanto per la reazione, la palla vicino al palo ma si perde sul fondo. Il Pocio va a sinistra per Mariotto che litiga un po' col pallone, passa lo stesso a Ayrton che calcia, Zoppas respinge, Vertullo riconquista e adesso il 15 del Rovigo prova ad allargare il gioco ma capisce tutto l'altro 15, quello del Montello che va sul secondo palo dove per poco non si avventa Callegaro vicino alla doppietta. Ancora il 14 nero verde che prova a sprintare, passa, poi gioca la sfera per Basso che calcia, prende il palo il numero 9 degli ospiti per fortuna del Rovigo. E adesso attenzione ancora a Coppel suo destro, Pasello però si fa trovare presente, Leandrinho nasconde la palla a Scher e poi va da Chiappin verticale direzione Coppe che innesca nuovamente il 10, attenzione Pasello si lascia andare qui Leandrinho, dunque tutto regolare. Sherrod a destra per Guaraldo, ancora il 7 che va da Loato, dunque Garofalo cerca sul secondo proprio Guaraldo, Zoppas in scivolata a chiudere una potenziale azione pericolosa. Loato, Scher col tacco, il numero, calcio di punizione per il Rovigo, grande giocata qui da parte di CR7 e Sherrod che ora va in verticale per Garofalo, ancora il 7 che lascia scorrere e non è una buona idea perché Leandrinho sprinta e fugge via su Guaraldo, il suo destro poi di poco a lato vicino al colpo forse del KO qui il Montello. Intanto Zoppas, attenzione Sherrod alla meglio il 18 che forse si prende qualche licenza di troppo ma finisce così il primo tempo 2-0 in favore del Montello, un Rovigo che non ha giocato male ma non è riuscito a capitalizzare a differenza della squadra di Mister Loris Baldasso che chiude il primo tempo sul 2-0. E allora eccoci nuovamente assieme dal Belbote Arena per seguire i secondi 30 minuti di gioco tra Rovigo e Montello, per seguire i secondi 30 di questa semifinale Final Four Serie D, la squadra di Mister Gonzato chiamata all'impresa contro la formazione di Baldasso che non ha mai perso, non ha mai pareggiato, ha conosciuto solo un risultato, la vittoria. E allora vediamo come si evolverà questa seconda frazione di gioco. Occhio a Callegaro che va da Coppe direzione secondo palo, Bile, Pasello mostruoso lo ipnotizza così e poi Fabio Di Mauro ripulisce, riparte con la collaborazione di Sherrod, da questi al Pocio Morello, si distende il 14 che va a sinistra dove c'è tutto aperto FDM, la forbice su Callegaro poi il sinistro del 9
Zoppa spara, riparte Rebrub. Davanti a sé ha Morello, un cliente scomodissimo. Lo sfida lo stesso, anche il 10 da una mano al 14. Dunque CR7 e Sherrud sempre a sinistra per il 9 che va dal 10. La palla di ritorno non torna. E allora riparte Bile dalla parte opposta. Sherrud gli sporca il pallone. Pasello lascia scorrere. Non è una grande idea però, perché sarà calcio d'angolo per il Montello. Callegaro va dal proprio capitano, che torna all'indietro da Rebrub. Da questi a Bile, che cerca il centro. Fabio Di Mauro lo chiude in collaborazione con Garofalo. Riparte dunque il 9 che va dal 7. Da questi proprio il 10 che passa. Attenzione Raffa, il suo destro disinnescato proprio da Zoppas. Rimessa in gioco per il Rovigo, affidata a FDM, che tocca corto per il Pocio che calcia. Ancora una volta il 18 neutralizza i giocatori del Rovigo e fa ripartire Bile. Ancora per Coppe, il capitano che sfida Garofalo, lo fa fuori secco, fa fuori anche il Pocio. Attenzione, scatenato il 19, che fa fuori anche il portiere. Poi il 14, il mancino che becca il palo da parte di Callegaro ad un passo. Ancora una volta dal 3-0, un Montello che è partito fortissimo. Ma adesso seguiamo Sherrud che calcia col sinistro, esterno della rete. Prova a rispondere anche il Rovigo, che sembra sceso in campo con un po' di paura in questa seconda frazione di gioco. Callegaro va da Rebrub che cerca Bile. Fabio Di Mauro con una mano interrompe un'azione pericolosissima che fortunatamente non si è concretizzata. Ancora il 2 che va da Coppe, rientra sul sinistro, poi calcia con la punta dello scarpino destro. Pasello sventa la minaccia rifugiandosi in calcio d'angolo. Morello lunghissimo a cercare Garofalo che addomestica la sfera. Allarga poi il gioco per FDM che sfida Rebrub, vuole il centro, il 9 che calcia oscurato da Callegaro che tocca e devia in fallo laterale. Zoppas gioca a corto proprio per il 2. Da questi sempre al capitano che cerca il dribbling in difesa, rischia tantissimo, riconquista Garofalo che calcia, sbaglia e sciupa un'occasione creata proprio da lui stesso, Raffaele Garofalo, che poteva dimezzare le distanze, non c'è riuscito. Intanto Leandrigno rientrato, calcia in porta, anzi fuori, per fortuna del Rovigo, al motorino il 10 del Montello che quando parte nessuno lo tiene. Intanto Fabio sola verso il centro e poi allarga direzione Garofalo. Ezequiel Morello cerca la verticale sbagliata, capisce tutto Fornasier, riparte Leandrigno, da questi a Callegaro, ancora per il 7 che pensa per un attimo alla conclusione che fa partire in una seconda istanza. Fortunatamente Pasello devia in calcio d'angolo, ancora Leandrigno servito, il suo destro tocca Pasello, provvidenziale, ancora corner, ma ancora sofferenza per il Rovigo. Seguiamo Morello che va da Fabio Di Mauro, ci prova a mettersi in proprio, cerca lo squillo, cerca la reazione il Rovigo che ora è alle corde. E allora Morello va da Sherrud per inventare qualcosa, si affidano a Fabio Di Mauro, il suo numero. Poi attenzione, calcia Rebrub anche ad azione ferma, qualche scintilla tra le due squadre, si avvicina anche il Pocio Morello che ha qualcosa da ridire a Leandro Alfonso, si riappropria del pallone al fine di battere il prima possibile questo calcio di punizione. Sherrud sul punto di battuta è pronto ad andare, Sher per poco non tocca Garofalo che era ben appostato sul secondo palo, ma c'è deviazione, dunque calcio d'angolo. Fabio Di Mauro ancora al centro per Garofalo che tocca, poi la parata di Zoppas e c'è anche il fallo ai danni del 18, ad un passo però ora dal gol il Rovigo che ci sta credendo di nuovo. Fornasier lungo, anticipo di Morello, attenzione 3 contro 2, il Pocio si mette in proprio, peccato perché c'era tutto solo a sinistra anche FDM. Intanto palla lunga per Leandrigno che passa, mette a sedere Pasello che poi si rialza e para proprio sul 10 del Montello. Sherrud prova a far ripartire il Rovigo ma la palla è irraggiungibile per Fabio e dunque il Pocio va sempre a destra da Sher che sfida Leandrigno, non è una grande idea. La palla è riconquistata poi da Fornasier che va proprio dal 10 in 2v1 con Morello. Attenzione, il Pocio si rifugia in fallo laterale, chiusura incredibile da parte del 14. E adesso Leandrigno all'indietro per Fornasier, il suo destro. Pasello ancora una volta chiamato a dover compiere un vero e proprio miracolo. Ancora il 7 del Montello cerca l'inserimento di Leandrigno che si accentra, deviazione basso, il palo da 0 metri. Si salva ancora una volta il Rovigo che riparte con Garofalo che cerca FDM, palla lunga, scorta all'uscita della sfera proprio il capitano Coppe. E ora c'è anche il cambio, fuori Fabio Di Mauro, al suo posto dentro Alino Loato. Eze
il tocco corto per il neo entrato con la 4 che restituisce la sfera al 14, le finte su basso del Pocio che va in porta e lo fa benissimo di mezza le distanze al 46esimo grazie al suo 11esimo centro in questa stagione. E ora il Rovigo ci crede perché metà del tempo è stato giocato, ma ne manca un'altra metà per provare a centrare la finale di questa Final Four Coppa Veneto Serie D. Rivediamo le finte, l'ottimo lavoro su basso che non ci ha capito fondamentalmente niente. Il tiro incrociare è una sentenza per Zopas che ha fatto una partita super, almeno fino ad ora, ma su questo tiro veramente avrebbe potuto fare poco altro. Intanto si riparte con le finte del 14, ancora Callegaro che prova a far partire il sinistro, Pasello disinnesca, Mariotto in fallo laterale, adesso è tornato a spingere il Montello, ma seguiamo sempre Fornasier in verticale direzione Bektesci che fa esplodere il destro, Pasello in calcio d'angolo, ci ha riprovato il 15 che voleva la doppietta. Callegaro all'indietro per Fornasier, da questi a Coppe che sfida in 1v1 Mariotto, cerca lo spazio per il sinistro, Pasello ancora una volta, che parata e che partita, l'ennesima da parte del giocatore con la 1 del Rovigo. Le finte del Pocio che cerca il dribbling sul capitano del Montello, non è una buona idea, se la riprende fortunatamente Loato che ora può transizionare in 3v2 dalla parte opposta. Il Pocio, Vertullo, dentro Perez, messo giù, attenzione, nessun fischio per il direttore di gara, è tutto regolare. Rivediamo meglio quello che è successo dal nostro replay. Il 15 dentro per il 14 e qui c'è addirittura un doppio fallo sia da parte di Fornasier che di Leandro Alfonso alias Leandrigno, non ravvisato dal direttore di gara, abbastanza plateale e palese. Ma si riparte sul punteggio ancora di 2-1. Il Pocio Morello cerca e trova Chinaglia che prova a lavorare un buon pallone. Il 17 va sempre da Vertullo che prova a replicare l'azione di prima, ma questa volta col capitano dell'Orovigo. Si salva Leandro Alfonso che poi guizza via su Mariotto. Calcio di punizione e anche primo giallo del match ai danni di Ayrton Mariotto. E si riparte con lo scambio tra Leandro Alfonso e il capitano, che poi va a pescare Bile dalla parte opposta, che si accentra, vince anche un rimpallo con Ayrton Mariotto, lo fa saltare per aria l'11, che poi calcia, Pasello para, Morello male, Callegaro prova a calciare, Chinaglia oscura il mancino del 14 e fa ripartire Vertullo, che può ora un attimino alleggerire la pressione. Leandrigno all'indietro per Coppe, che cerca un movimento in un Montello abbastanza statico, avanza l'11 dalla parte sinistra del campo, lo vede il 19, attenzione Bile, il suo sinistro esterno della rete, e adesso viene chiamato anche il time out per giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi minuti. Entra Fabio Di Moro al posto di Nicola Chinaglia, ma soprattutto il portiere di movimento Eymen Sherroud. Vediamo dunque se ci sarà una reazione da parte della squadra di Mister Gonzato e la rete del 2-2. Mariotto a destra per Fabio Di Moro che va al centro a cercare Sher, l'anticipo di Bile, poi Mariotto riconquista, calcia, pare il portiere, non è finita, Garofalo ancora una volta si immola, un Leandrigno generosissimo per la propria squadra a salvare il risultato. E ora Fabio dice rimpostiamo con calma, il Pocio lo asseconda e va da Sher, Garofalo al centro, tocca Zopas, poi proprio Sherrud, ma prima di lui arriva il 18 che calcia, attenzione non c'è il portiere, per fortuna la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta e può ripartire ancora una volta il Rovigo per le ultime speranze. Morello va da Fabio Di Mauro, aggredito da Bile, riesce comunque ad andare da Sherrud che cambia campo, però chiude tutto il capitano e si chiude il Montello. Riparte il portiere di movimento ora che scambia con il Pocio, dunque ancora una volta Sher, giro palla, servono gli spazi giusti, Mariotto va a destra per Fabio Di Mauro che suola, va sul secondo per Garofalo, Raffaele Garofalo la pareggia al 29esimo grazie al suo 30esimo centro in stagione, l'assist al bacio di Fabio per il 10 che non fallisce, non ha potuto nulla neanche Zopas sulla trama di gioco disegnata dal Rovigo, perfetta, ci voleva tempo, ci voleva spazio, lo stavamo dicendo, e quello che ha ottenuto in questi minuti la squadra di Mister Gonzato, che ora riagguanta una partita che sembrava persa dopo i primi 30, ma mai come ora sembra più vicina l'impresa. Un minuto o poco meno al recupero e allora noi torniamo in campo per vedere quale sarà l'epilogo finale, con il possesso di Leandrigno che va a destra da Coppe, si sovrappone il 10, lo vede il 19, calcia Leandrigno, para Pasello, poi Callegaro, attenzione fischia il direttore di gara, un calcio di rigore clamoroso e anche secondo cartellino giallo per Ayrton Mariotto con conseguente espulsione perché era già ammonito prima sul fallo di Leandrigno. In questo caso cerchiamo di capire bene quello che è successo perché non abbiamo capito in live, il sinistro di Callegaro che sbatte sul braccio destro di Mariotto, insomma un rigore un po' generoso, ci può stare, arbitro fiscale. In ogni caso tutto da rifare ora per il Rovigo, se Leandrigno segna, parte il 10 e lo fa come poteva
non farlo il capocannoniere del Montello, 37 in stagione, al 61esimo, la porta nuovamente avanti lui questa sfida, Leandro Alfonso, per gli amici Leandrinho, aveva anche intuito Pasello, però non è riuscito a contrastare, il destro a incrociare, veramente chirurgico in quello spazio in cui anche per un portiere diventa veramente difficile intervenire. Torniamo in campo proprio per le ultime speranze, per provare l'assalto finale, Morello ci prova, poi Garofalo, para prima Zoppas, e poi è Fornasera a metterci una pezza, rimessa in gioco per il Lodovico col portiere di movimento che va dal Poccio, ancora Scher, cross al centro, la palla respinta, Leandrinho ci prova da lontanissimo, anche in questo caso la palla si perde sul fondo e non c'è più tempo, finisce così, passa il Montello in finale col punteggio di 3-2, una partita ricca di azioni, ma una partita che sicuramente sarà anche ricca di polemiche a seguito del rigore concesso alla fine dal direttore di gara che ha condannato l'eliminazione del Lodovico con conseguente passaggio del Montello. Bella comunque la reazione da parte di Fabio e compagni, che sono riusciti ad agguantare la sfida ad un minuto dal termine del match. Purtroppo però sappiamo tutti com'è andata a finire post gara. E dunque ragazzi, eccoci nel post partita della semifinale della Final Four della Coppa Veneto, il punteggio finale 3-2 in favore della formazione di Treviso, resta un po' il rammarico a seguito del pareggio raggiunto nei minuti finali, poi c'è stato il calcio di rigore, l'ingenuità di Mariotto che ha concesso poi il passaggio del turno al Montello. Vabbè, adesso non darei la colpa a Mariotto, è stata un po' una serie di eventi che non ci è andata proprio a favore, però è stata una bella partita combattuta e alla fine hanno avuto meglio la loro, però usciamo a testa alta sicuramente. L'esultanza di Limone Felice non è voluta arrivare, è arrivato però un bellissimo assist, quello per Garofalo che ti sorpassa nella classifica capocannonieri, però insomma poco importa in una partita come questa, l'obiettivo era arrivare in finale, non ci siete riusciti, seppur nei primi 10 minuti del primo tempo sembravate veramente più in forma voi rispetto agli avversari. Sì, è un peccato perché secondo me siamo partiti davvero molto bene, abbiamo avuto tantissime occasioni nel primo tempo, peccato che non siamo riusciti a concretizzarle grazie anche al merito del loro portiere che ha fatto tante belle parate. Poi sì, a lungo andare della partita secondo me hanno avuto la meglio i cambi, loro ne facevano in continuazione, continue rotazioni, e quindi li ho visti più freschi rispetto a noi durante l'arco della partita. Eh sì, che poi c'erano presenti anche dei tuoi fan e mi hanno chiesto, ma come mai Fabio ha giocato così poco oggi? Cioè, avevi qualche acciacco fisico? No, era a posto. Io non lo so, alla fine non è che ho giocato poco, più che altro ho giocato in modo poco distribuito, nel senso che ho fatto la prima parte e poi non ho giocato la seconda. Però sì, a livello di tempo non mi lamenterei più del fatto di come è stato distribuito il tempo. Ed in ogni caso, nonostante la sconfitta di oggi, non c'è da sottovalutare la vittoria del campionato di Serie C2, la vittoria in Coppa. Insomma, traguardi veramente storici per questa società. E intanto vi invito a rimanere sintonizzati perché a breve partirà il nuovo format Golden Chance, qualcosa davvero da non perdervi. E allora noi ragazzi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito tutto quest'anno. Ci vediamo a breve con nuovi format. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's